Ciao a tutti amici di tecnologiasumisura.net, ci troviamo in questo nuovo video perché il controller della ventola del nostro vecchio alimentatore si è rotta e produceva, diciamo, un livello di rumorosità che non era più accettabile nell'ordine dei 50 decibel appena si iniziava una sessione gaming. Così ci è venuta un'idea e abbiamo detto: perché non cercare di realizzare una configurazione che sia il più silenziosa possibile, naturalmente senza spendere un budget troppo eccessivo. Così, insomma, ci siamo dati circa 170 euro di budget e abbiamo deciso di acquistare, come potete vedere, tre ventole Pure Wings 2 della Be Quiet e poi un alimentatore nuovo che è il Corsair RM 850 watt. Cominciamo dalle ventole, che sono quelle che costano meno, circa 10 euro ciascuna. Sono ventole della Be Quiet, noi non siamo degli esperti naturalmente di aerodinamica, però ci siamo basati un po' sulle caratteristiche che erano proposte direttamente dal produttore, un po' sulle varie recensioni, così ci siamo convinti dell'acquisto. Infatti queste ventole, almeno qui tra le caratteristiche, c'è scritto che dovrebbero girare a 1500 rpm producendo circa 20 decibel di rumorosità. Quindi siamo convinti, le abbiamo acquistate e poi, vabbè, nella parte successiva eseguiremo una sorta di test di silenziosità. Mentre per quanto riguarda l'alimentatore, l'abbiamo scelto molto sovradimensionato rispetto all'hardware del nostro computer e principalmente per due motivi. Il primo è perché lo consideriamo un po' come il nostro alimentatore definitivo. Infatti con questo alimentatore si possono alimentare tranquillamente due schede video 780T e anche il top del socket LGA 1150, cioè le 7 4770K, overclockato e il tutto con altre periferiche in configurazione. Quindi insomma può essere veramente un alimentatore definitivo anche per chi ha pretese abbastanza alte. E l'altra caratteristica per cui l'abbiamo scelto sovradimensionato è perché questo alimentatore ha la caratteristica di essere fanless fino al 40% della potenza erogata. In poche parole, fino a 340 watt di potenza erogata questo alimentatore è completamente silenzioso perché la ventola non ruota neanche. E tra le altre caratteristiche, naturalmente, che questo alimentatore è completamente modulare. Adesso abbiamo deciso di continuare questo video in questo modo, insomma. Adesso stopperemo e vi faremo vedere la configurazione già montata, con tutti questi componenti già montati, per fare il test di silenziosità. Mentre abbiamo deciso di mettere gli unboxing in coda al video in un terzo momento, insomma. Quindi per adesso ci stoppiamo e passiamo direttamente al test di questi prodotti. Bene, abbiamo montato sia le ventole che l'alimentatore. Le ventole le abbiamo montate in questa posizione, in prossimità del radiatore, e una qui per raffreddare la scheda video. Quindi adesso passiamo al test di rumorosità. Per farlo naturalmente non abbiamo la possibilità di avere un fonometro professionale a disposizione e useremo semplicemente un'applicazione per smartphone, e qui potete vedere il valore di decibel, cioè il valore di rumorosità che attualmente stiamo emettendo. Infatti vedete, la mia voce produce circa 76 decibel di rumore. Prima di cominciare col test parliamo un po' dei decibel, e sono un'unità di misura logaritmica. Infatti un decibel, magari vi riporto anche l'equazione in sovraimpressione, si calcola facendo 10 per logaritmo in base 10 del bel. Questo significa che il decibel è un'unità di misura logaritmica, e per chi magari non avesse dimestichezza con i logaritmi, vi spieghiamo che praticamente ogni 10 decibel il valore aumenta di un ordine di grandezza pari a 10, cioè è 10 volte più grande, cioè tra 30 e 40 decibel ad esempio, appunto, il rumore è 10 volte più intenso. E quindi vediamo adesso prima di accendere il computer e misurare la sua rumorosità. In questo caso sarà amplificata perché, come vedete, è completamente aperto il computer. Comunque vediamo un po' qual è l'intensità del rumore ambientale, in modo da poterlo confrontare poi con la configurazione accesa. Quindi adesso un attimo di silenzio e vediamo quando il fonometro tocca il minimo.
In questo caso ci sono le macchine in sottofondo, però vi diciamo subito che in generale il rumore di fondo è intorno ai 34-35 decibel. Ok, quindi adesso non ci rimane che accendere il computer e vedere un po' quanto sarà rumoroso. Ah, ecco qua, avevo dimenticato di... Vedete che siamo intorno ai 43 decibel ed è un valore abbastanza basso se confrontiamo che di fondo prima con le macchine per strada avevamo circa 38-39 decibel e inoltre siamo praticamente due passi dalle ventole e il case è completamente aperto, quindi successivamente magari vi riporteremo le stesse misurazioni fatte magari sia in idle come adesso e anche in fase gaming, in modo che l'hardware sia stressato e l'alimentatore magari produca più rumore possibile. Quindi con questo video abbiamo finito, come al solito vi invitiamo a commentarci, iscrivervi al vostro canale. Adesso stoppiamo e vi lasciamo gli unboxing sia delle ventole che dell'alimentatore. Un saluto a tutti da Valerio.